Comincia nel peggiore dei modi il girone di ritorno per l'Athletic Falco. Infatti, tra le mura amiche, la truppa di mister Davide Nicolini ha perso contro il Roncofreddo col punteggio di 2-3, a fare la differenza al poco cinismo degli arancioneri ed un paio di disattenzioni difensive dei riminesi. La gara. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Pierpaolo Tentoni, padre di Beatrice, tifosa dell'Athletic, e di Giacomo, difensore dello Spadarolo. L'Athletic parte forte, ma al secondo sono gli ospiti a rivelarsi pericolosi con un paio di affondi stoppati prontamente prima da Tomassoni e poi da Guiducci. All'ottavo Polverini prova a sfondare sulla destra, ma il cross è fuori misura. Al nono i falchi spezzano l'equilibrio della sfida, con una bella azione. Guiducci cattura in mezzo al campo una palla, trovando libero Mancini. Il centrocampista ex Poggio Berni vede il taglio di Briganti e lo serve, con Molari in posizione di fuorigioco ininfluente. A quel punto la sfera viene appoggiata a Succi, che pesca un tiro vincente, 1-0. Al dodicesimo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio. Prima Polverini tenta una difficile rovesciata da fuori, poi Molari dentro l'area vede Mancini tutto solo e lo serve, ma il tiro esce alla destra di Bonanno. La reazione dei cesenati arriva al quarto d'ora, ma il tiro di Graziani termina alto. Al diciassettesimo Ferraro sfreccia a destra, entra in area e Tomassoni commette fallo. L'arbitro non ha dubbi, assegnando un penalty. Sul dischetto si presenta Graziani che non sbaglia, 1-1. Gli arancioneri incassano il colpo, ma non demordono e sfiorano il nuovo vantaggio. Al ventesimo Urbinati tenta una gran conclusione da fuori che tocca la traversa. Un minuto più tardi la combinazione spettacolare tra Molari e Polverini chiama al prodigio Bonanno. Al ventiseiesimo lunga rimessa di Guiducci che trova Urbinati in aria, abile nel tentare una conclusione pericolosa ma non efficace. Al trentunesimo Molari prova l'acuto da fuori, ma il tiro è centrale e facile preda di Bonanno. Al 37esimo si portano in avanti bianco-blu con Ferraro, che da buona posizione chiama l'intervento Caprili. Due minuti dopo Molari si invola verso la porta, Bonanno esce per anticiparlo ed il tiro termina lato di poco. Al 41esimo, un po' a sorpresa, il Roncofreddo ribalta il risultato. Infatti sugli sviluppi di un calcio piazzato, Turci ci mette il piede e segna 1-2. Al quinto della ripresa, Graziani tenta una doppia conclusione da fuori, ma la palla finisce alta. All'ottavo, riattivo Bonanno sul tentativo di Urbinati. Al decimo, Molari addomestica la palla di tacco, si allarga sulla destra e serve il libero Mancini, che prima manca l'impatto con la sfera e poi calcia centralmente. Al dodicesimo, rigore per l'Athletic. Polverini porta palla avanti ed allarga per Molari. Il bomber a romagnolo sembra non poterci arrivare, ma ingrana il turbo e viene steso da Gasperini. Il direttore di gara fischia rigore che Polverini non sbaglia. 2-2. Al ventunesimo Molari pressa Bonanno e lo mette in difficoltà. Al ventiquattresimo Urbinati viene pescato da calcio piazzato e l'appoggia per Manfroni, che esplode un tiro deviato in corner. Dalla bandierina Polverini pesca Tomassoni, che però non trova la girata di testa. Al ventiseiesimo Roncofreddo passa di nuovo in vantaggio con Ferraro, che non sbaglia da dentro l'area, 2-3. Al 33esimo cross di Polverini, ma Briganti non riesce ad imprimere forza all'incornata. Due minuti dopo Molari tutto solo calcia male. Qualche secondo più tardi Bonanno sbaglia rinvio. Urbinati cattura palla e serve Manfroni, che conclude contro un difensore. Al 43esimo Tomassoni subisce fallo e Polverini riceve subito palla per un cross che viene deviato in angolo. I tentativi dei falchi di pareggiare sono tutti inutili. Finisce 2-3.